Per Rome Total 2, ovviamente, divide timpera la nostra campagna incredibile, ovviamente con i Mauria, mio signore, i signori degli elefanti, gli indiani con i sandali che non si accontentano di stare nelle loro terre. Allora, situazione attuale, raga. Situazione attuale è semplice. Siamo in guerra con la Bactria e questo è di fatto il grosso problema attualmente. Allora, per quanto riguarda il nostro fronte occidentale, abbiamo due armate, una Tapsacos e l'altra invece ad Atra. Buon pomeriggio o buonasera, bravo 2, benvenuto. Allora, io direi ritorna verso Atra e noi dobbiamo stare attenti al denaro, nel senso che io ho dovuto farmi un giro a tasse alte perché il nostro income inizia a subire un grosso rallentamento. Buon pomeriggio anche a Dennis. Guadagniamo pochissimo perché abbiamo tante unità. Allora, io direi questa possiamo liquidarla, questa unità navale, e torniamo invece nei territori dell'India perché nello scorso episodio abbiamo tirato su un'altra grande armata che adesso dobbiamo utilizzare per andare a perculare i Laidi Batriani. Laidi Batriani che ci danno estremamente fastidio. Intanto, ad Hecatompylos, devo vedere se riesco a reclutare uno svastichino. No, non ce la faccio, non riesco a reclutare lo svastichino, questo potrebbe essere un grosso problema. Allora, i Gadastara Crashia, fammi vedere un attimo, 41-72 di morale. A sto punto, gli Utrapatra possiamo prendere, Indian Heavy Swordsman. Questi sono mazzieri e questi sono swordsman. Ne prendiamo uno. Ciao, Slod. Mentre invece questa qui a sud potremmo portarla avanti, anche se io non so che cosa siamo in grado di reclutare. Sì, gli elefanti. Sì, gli elefanti. Oh, come mi piacciono gli elefanti. Oh, mi piacciono tantissimo gli elefanti. Vieni qua. Recluta gli elefanti. Taxilian Agema. Ush. E Kuve Shagan. Quindi cavallerie molto molto forti si possono reclutare in questa zona, ma abbiamo gli elefanti, Indian War Elephants, che potrebbero darci tutto sommato quello shock di cui noi abbiamo bisogno. Costano 3100, allora fammi vedere un attimo che cosa abbiamo qua. Qui invece ci servirebbero dei lancieri. Ci servirebbero dei lancieri e magari anche... Ciao Enclave. Un'unità di cavalleria da carica. Fammi vedere un attimo qui però, perché la situazione inizia ad essere abbastanza interessante. Spade. Allora, due. Ci servirebbe una spada qua, a dir la verità, e non un lanciere. Quindi a questo punto, sai che cosa ti dico? Sai che cosa ti dico? Che mi piglio due cavallerie da carica. Ma costano 300. 300 e 300. È bella costosa questa, eh. No, non posso. Non posso prendere le cav. 2-2. Allora mi piglio un lanciere solo, posso fare. Allora, a sto punto, l'armata quella di rinforzo che cos'ha? Poca cavalleria, mi serve per forza una cavalleria da carica. Mi serve per forza una cavalleria da carica. Ok, questo sta reclutando. Io direi che te invece potresti, per esempio, andare verso Susia. Potresti muovere verso Susia, tu magari non reclutare fuori, recluta dentro in città. Recluti dentro in città, mi prendi una cavalleria. Ok, e con questi 1800 adesso dobbiamo vedere anche che cosa possiamo fare. Allora, Armosia, direi non tanto, eh. Ho un turno e qui dovremmo avere un'esplosione commerciale. Questa cosa mi fa piacere. Allora, andiamo a vedere un attimo le nostre, i nostri editti. Import food.
Potrebbe servirci l'import food, anche se qui in realtà adesso tra due turni abbiamo il più 7. Allora fai una cosa, fai l'editto delle tasse, qui abbiamo l'editto per le tasse, sì, sì, qui l'abbiamo appena cambiato. Ok, allora io direi, vediamo un attimino anche il discorso dei mercenari. Questi qua non si refillano, ragazzi, non si refillano. Qui c'è un fortino, per esempio. Sono curioso, non riusciamo ad attaccarlo con quell'armata lì. Non riusciamo ad attaccarlo con quell'armata lì. Allora, andiamo avanti. E inizia a essere abbastanza complessa la nostra situazione. Più che altro perché a questo punto dobbiamo forzatamente chiudere la Bactria. O perlomeno arrivare ad un trattato di pace riprendendoci Susia. Perché abbiamo perso il monopolio della seta, ragazzi. Adesso non abbiamo più seta. Ed essa e la città in Partia, che produce la seta della quale adesso non ricordo il nome, sono cadute in mani nemiche. Quindi per noi è una grossa botta dal punto di vista dell'Inca. Meno male che ci pensano gli egiziani contro di loro, che attualmente sono nostri alleati. Potremmo muovere a Tarso. Potremmo muovere a Tarso. Ciao Lorenzo. Anche se è rischioso. È molto rischioso. Ciccioli belligeranti. Qui Dennis è un problema, eh? Un grosso problema. Che altro mi preoccupa la Bactria? Perché hanno una conformazione di eserciti che generalmente è ricca di tiratori a cavallo. E questo a noi potrebbe causare non pochi problemi, in quanto le nostre unità non hanno sicuramente negli scudi e nelle armature i loro punti di forza. Rischiamo di perdere davvero, davvero tanti uomini. E con la scusa che in Divided Impera c'è il manpower, questo potrebbe essere un grosso problema. Ti concentrati in Turchia, hanno un sacco di risorse. Il problema della Turchia però qual è? Ma lì cosa stanno facendo? Samosata, che dovrebbe essere satrapia egiziana? Il problema della Turchia è che sta spadroneggiando l'Egitto lì. Quanto pesa la Dei? È un pochino, eh? Dal punto di vista del processore e delle risorse del PC, abbastanza. Appesantisce non poco. Charudad ha messo al mondo un bambino. Sì, però quello che vorrei io è innanzitutto capire gli altri partiti politici. Direi che per adesso ci sono fedeli, la cosa va bene. Noi intanto... Allora, qui com'è l'ordine pubblico? 27, quindi direi che va bene. Io potrei muovere a nord qua. Potrei muovere a nord. Tu, Bearers of the Truth, torna ad Atra. E stai ad Atra. Andiamo avanti dall'altro lato. Andiamo avanti dall'altro lato. Tanto è venuto pronto qualcosa. War declared tra chi? Tra i Tolemaici e la Cilicia. I Tolemaici rischiano di pigliarci la Cilicia. Cosa hanno detto? La Madonna. E la Madonna. Grigia qui, eh. Qui è grigia. Spade. Il tasti. Massimo ci ritiriamo. Al massimo ci ritiriamo, ma devo tenerla sotto attacco, perché sennò è facile che me la fregano i Tolemaici. Per Roma? Guarda. Devi spulciare un po'. Personalmente io, giocando Divided Impera, non gioco altre mod, perché ritengo questa nettamente superiore a tutte le altre. Allora, ad ogni modo,
su a vedere qua. Dove è andata a finire l'altra armata? Io direi che tu puoi attaccare. Tu puoi attaccare. 75. Insomma, perdere un 15% però mi girerebbe alquanto le palle. Mi farebbe girare alquanto le palle. Io questa me la gioco in manuale. Perché non voglio perdere il 15, le palle il 15. Il 25% dell'armata? Ma col cavolo che perdo il 25% dell'armata. Ma non ci penso minimamente. La gioco. La gioco. Tanto qui abbiamo anche i nostri nazi. Le nostre spade nazi, così almeno iniziamo a fargli fare anche un po' di esperienza nel corpo a corpo. Ciao Jacopo! Comunque prova la enclave, la provi e vedi se è troppo pesante o meno, ecco. Puoi comunque magari ridurre la qualità grafica o ridurre la dimensione delle unità. Con 2 ci dà questa possibilità per venire incontro magari a delle configurazioni PC non di ultima, ed è godibilissima anche con le unità più piccole. La cosa interessante sono le meccaniche. Allora, mamma mia, abbiamo un esercito enorme. La piazzetta è qua. Allora, noi da dove potremmo entrare? Noi potremmo fare un lavoro del genere. Uno. Due, ma vaffan bagno. Allora, uno. Due. Due di qua. E due di qua. Poi, i nostri arcieri li teniamo qui. Le spade, io direi 2 e 1 di qua. Allora lo teniamo qui. Una cavalleria a protezione. Chi è rimasto indietro? Se è rimasto indietro, Tepi. Certo. Sciocchino. Ok. Volevo vedere un attimino come erano fatti questi. Allora, hanno un'armatura a piastre, non hanno delle protezioni per quanto riguarda le gambe, quindi sono senza gambali e non sono corazzati sulle braccia. Però hanno uno scudo abbastanza grosso, quindi in realtà contro il tiro questi potrebbero difendersi bene. Non tutti, però diciamo buona parte. Ok, direi start battle. Andiamo ad avanzare con questi e anche con questi. Tu fai quel lavoro qua dall'altro lato. Ciao Machiavelli 5, buon pomeriggio anche a te. Avanzano i nostri sandalati, avanzano. Ah già, i corvi come vogliono pasteggiare. Come vogliono pasteggiare. Sono entrato da questo lato perché voglio riuscire a conquistare questa altura e sfruttare la visuale sulla piazzetta. Noi abbiamo un'unità. Attenzione perché escono da qua. Questi li abbiamo presi. Tirare. Vai. Voi per amor del cielo entrate qua, eh. Voi per amor del cielo entrate. Prendili.
Staccati, 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 lascialo stare. Lascialo stare. Vai a caricargli i tiratori. Dai, carica. Perfetto, dai, dai, prendiglieli, prendiglieli, prendiglieli. Primo impatto è stato discreto. Ora vieni. Fuggi via, fuggi via, fuggi via. Perfetto. Dietro. Tira qua e tu fai il giro di lì. Ok. Devi andare a prendere quello. Perfetto. Lancalo. Ok, voi avete finito i dardi, potete spostarvi ai lati. Tu anche. Perfetto. Bactrian Townsfolk. Ok, vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dai che voi siete belli che morti. Che voi siete belli che morti. Tu fai il giro assolutamente veloce, 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 veloce. Voi peltasti sul loro generale. Generale, e il nostro generale attacca da dietro. Tu continui l'aggiramento. Vai sulla Bactrian Militia. Vai, attacca. Dai, Mazzuoli. Bella nel... Madonna nel fianco, Madonna nel fianco, che male. Madonna nel fianco, li abbiamo presi. Porca loca. Ah, questa gli fa malissimo, gli fa malissimo, gli fa malissimo. Bella che sono entrati anche loro. Veloci. Presi. Bene. Avanti. Avanti ragazzi, su. Anche voi qua. Rapidi. A bomba, vai. Perfetto, arcieri, perfetto, arcieri. Perfetto, molto bene. Tu. Qua. No, no, vai proprio dentro, vai proprio dentro. Attacca, attacca qua, attacca qua, attacca qua. Bene, benissimo. Tirati indietro e tu attacca qua. Ok, questa è una falange, non sono picche. Dai che li abbiamo presi. Perfetto. Vai dentro anche te. E tu tira questo. Perfetto. Dentro anche te. Tu mettiti qua. Perfetto, adesso potete entrare anche voi. Ok. Perfetto, tu basta, girati al contrario. Hai fatto il tuo lavoro.
Carica qua. E tu chiudi qua dietro. Ciao Alex. Giù. Perfetto. Easy rect. Adesso sono curioso di vedere quanti ne abbiamo persi, perché dobbiamo perderne sempre meno rispetto a quello che ci dice con la risoluzione automatica. No, continuo, almeno mi prendo prigionieri questi qua. Facciamo fare un po' di esperienza alle nostre truppe. ...63, 60, 50. Direi che così va bene. Quit battle. Ne abbiamo persi 200, che è decisamente meno rispetto al 25% dell'armata. E li abbiamo annientati. Crisolorus, bye bye, see you later. Distrutti, disintegrati, annientati. E ci riprendiamo una città importantissima per noi. Beh, Massimiliano, non era una battaglia difficile, eh. Cioè, dal punto di vista qualitativo e anche numerico, noi eravamo estremamente in vantaggio. La cosa importante che è da leggere in questa risoluzione è il fatto che i loro arcieri hanno fatto in totale 8 kill. 3 unità di arcieri hanno fatto solo 8 kill. E questo è l'importante. Perché in realtà, se noi permettavamo ai loro arcieri di scoccare parecchie frecce, molto probabilmente avremmo avuto delle perdite alte per quanto riguarda soprattutto la cavalleria, i lancieri, quelli economici, e i nostri tiratori. E lo slot Owen. E adesso ci riprendiamo Susia, che è nostra. Il problema che mi fa paura... io devo lootarla. Perché sicuramente questi, infatti, hanno convertito tutto. Abbiamo fatto bene a... smantella. Abbiamo fatto bene a convertire... Aspetta. Cosa mi dà il livello 3? Ashvarani, Zebran? E non abbiamo il cibo, però. Abbiamo il cibo, anche se potremmo farlo da qua. Sai cosa ti dico? Io farei Estates of the King, Fortified Enclosure. Ci fa guadagnare qualcosina meno, però è fortificata. E direi che Hecatompylos, sia data la sua vicinanza comunque con la Troppa Atene, ed essendo la, diciamo, la città più grossa a nord a contatto con le terre della Bactria, potrebbe tornarci utile avere una città fortificata. È il Mattia Swiss, personaggio mistico e alquanto laido. Non possiamo ripararla, quindi direi va bene. Allora, dall'altro lato invece avevamo già mosso, se non erro, sì. Quindi dobbiamo passare il turno. Non abbiamo reclutamenti di qua, vero, no? Forgotten Warrior, si è pigliato una skill. Questo mi fa sicuramente piacere. Allora, a questo punto ti do sicuramente... Accomplished Archer e non ha preso skill il generale, no. Ti do Loca, che mi aumenta la sicurezza contro gli agenti nemici, visto che qua comunque ci sono in giro, c'è Canace, ci sono degli schifosi della Bactra che vengono a romperci le palle, e a Aerope. Allora, grazie Machiavelli. Slod Owen, ma come siamo messi con il sondaggio di Rom 2? Siamo pronti con la campagna cartaginese? In realtà sì, in teoria alla fine di questa campagna ne inizierò una probabilmente con Cartagine.
perché secondo le vostre preferenze nel sondaggio avete spuntato la cultura romana o punica, quindi siccome abbiamo detto che Roma tutto sommato è già stata vista e stravista, anche se come la gioca il Dick non la gioca nessuno, volevo dire, scherzando, no, scherzi a parte, è già stata vista, poi la sta giocando anche Scazzoni, diciamo Cartagine, non c'è nessun problema, sfida più difficile, al dittatore piacciono le sfide difficili. Ma un nuovo episodio per parlare di Three Kingdoms lo porterete? Da quello che vedete vi convince o no? Sai che me la pongo anch'io questa domanda, Max? Nel senso, mi convince? Non lo so. Sono abbastanza basito. Nel senso che... voglio vedere le meccaniche della campagna e le meccaniche di battaglia, perché così su due piedi la storia cinese mi interessa, ma non giustificherebbe un esborso di 50 euro per me, cioè parlo ovviamente per me. È anche vero però che il motore grafico è quello di Warhammer, e Warhammer 2 dal punto di vista della grafica, della fluidità, delle meccaniche è un piccolo capolavoro. Hannibal Lawrence mi piace. Hannibal Lawrence. Potrebbe essere il titolo della serie. Vero. Poi magari la decidiamo anche insieme. Allora, questi escono. 3, 6, se escono però non posso attaccarli in campo aperto, sono troppi. No, mi tocca ritirarmi. Vieni a attaccarmi adesso che c'ho vicino l'egiziano. L'Egitto ha già mosso però. E questa era la mia strategia. Far muovere prima l'Egitto, cioè assediare in modo che l'Egitto nel suo turno non possa attaccare Tarso. Ma va sto bastardo che mi sta arruolando gli schiavi? Grande incendio se le ok. No, ma dai, ma già non c'ho soldi. Vabbè, non li riparo. Tanto mi ha sbloccato il livello 3 che mi permette di reclutare gli Eri Meshurichi, che sono un'unità Aor della Mesopotamia molto, molto, molto forte. Sono questi qua, Meshurichi, che però ovviamente non possiamo reclutare perché non abbiamo il manpower. Gli Eri Meshurichi, che manpower richiedono? Fammi vedere. I Kshatriyas. Kshatriyas che sono i nobili. E sono in aumento però, attenzione. Più 1,86% a turno, quindi direi che va molto bene. Intanto noi avanziamo. Torniamo qui. E tu torni ad assediare. E la tieni lì. Tu intanto te ne stai lì, pacifico e beato. Qui l'ordine pubblico è buono e possiamo costruire la farm. E ci servirà per il cibo, perché noi stiamo appando al livello 3 Antiochia, la stiamo facendo diventare commercial Antiochia, quindi in realtà avrà dei boost al commercio pazzeschi, perché passa veramente da cioè arriva a guadagnare 1350 turno più 4 di research rate, aumenta anche il banditismo, è una meccanica aggiunta dall'ultima patch di Rome 2. Buon pomeriggio anche a Eagle Echelon. Ed essa sarà un obiettivo, ma ed essa, che è diventata città-stato, è alleata militare dei Tolemaici. Quindi se tocchiamo Edessa, i Tolemaici ci dichiarano guerra. A meno che noi non utilizziamo una strategia del tipo andiamo a vedere con chi è in guerra Edessa. Con nessuno. Noi dobbiamo aspettare che Edessa entri in guerra con qualcuno, chiedere a quel qualcuno se possiamo joinare la guerra con
Osroene, che sarebbe Edessa. A quel punto non entrerebbero i tolemaici. Però se noi dichiarassimo su Osroene, o Edessa, chiamatela un po' come volete, i tolemaici entrerebbero in quanto sono alleati militari. Detto questo, torniamo a noi. Qua ci sono le cose, le questioni battriane. Eccolo qua il pezzo di merda. Scusa un attimo, riesco ad assassinare? 16% no. Non ce la faccio. Qui ho un... Guarda cosa c'è. Vabbè, ma guarda cosa c'è qua. Ma guarda cosa... Ma non riesco a fargli qualcosa. No, Sono tutti skillati. Minchia se sono skillati. In realtà il campione non riesce a fare... 9%. Allora... Fai una bella cosa tu. Prova un assassinio, magari non ce la fai però. No, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, fa niente. Allora, tu intanto... Cosa possiamo farti fare? L'idea sarebbe quella di andare a Marv. Sarebbe quella di andare a Marv o addirittura a Nisa. O addirittura Nisa. Qua mi tocca bloccare il trading space perché devo costruire assolutamente i campi dei nomadi per il cibo. Quindi campi dei nomadi e mi smantelli questo. Mi fai un giro a tassazione alta per poter mettere da parte una quantità di denaro in grado da farmi ricostruire la local agora che stiamo buttando giù e che deve essere assolutamente rimpiazzata con la struttura per la produzione della seta. Gli edetani. A me piacciono molto le iberiche, sai? Le iberiche sono cazzute. Le iberiche sono cazzute. Tu... Vai qua, fallo fuori. Ciao. Perfetto, tu adesso dove ti puoi spostare? Non arrivi qui, è vero? Allora torna dentro. Torna dentro. Tu inizi a spostarti qua. Tu vai qua. Che ho bisogno di visuale, ma questa, non essendo una spia, non me la dà. Non ho altre spie in giro. Ipra Mauria sta a data. Euratus sta lì. Subatra. Allora, portami questa spia qua. Così ti fai anche il giro dalle terre di questi qui e vediamo che cos'hanno. Noi questi 700 li abbiamo, ma dobbiamo attendere. Poi The Watch, skill da assegnare, e sei tu. A te darei assolutamente il discount. Patron of the Military, così il successivo, loca da guerra... 10% di ferire gli agenti nemici per autodifesa, e direi che ci serve perché qua siamo pieni di agenti nemici. E dipende dal modo che hai di giocare, Eagle. Diciamo che la differenza sostanziale tra le galliche e le iberiche è che le iberiche all'inizio sono molto basate sulla schermaglia. Anche le galliche, però le galliche sbloccano prima delle unità con spada più efficaci. Nel mid-late game le iberiche secondo me sono decisamente più forti, perché hanno meno armatura delle galliche, ma dispongono anche delle cavallerie da carica e dei frombolieri di Rodi. I frombolieri balearici, che sono delle unità or di quelle zone che sono fortissimi. Quindi... dipende sempre come giochi, ecco.
Se sei uno che gioca più di mischia, sicuramente ti troverai meglio con le galliche. Poi una cosa bella che mi piace moltissimo delle iberiche è che quasi tutte le unità lanciano il giavellotto. Una o due salve di giavellotto ce l'hanno praticamente quasi tutti. E quello fa tanto, specialmente in early, quando si utilizzano unità con poca corazza, quei giavellottini lì del Chula fanno un disastro in mano. Questi scappano. Dimmi che ti fortifichi e non si fortifica. Se no lo attaccavo. Qui gli egiziani si muovono. Perfetto. Adesso Tarso uscirà, noi scapperemo e poi attaccheremo con l'armata piena. Old Fashioned o Cocktail Martini? Bah, vista l'ora di aperitivo ti direi un Cocktail Martini. Un po' più leggero. L'Old Fashioned è abbastanza tosto. È vero, mi ero dimenticato che Massimiliano Taddei era l'uomo dei cocktail. Ciao Max, comunque, alla prossima. È il Cocktail Martini! Tra l'altro, Old Fashioned, che è un grande classico. Grande classico per i bartender. Uno degli internazionali più storici, ecco. I Kidri mi chiedono il trade agreement. I Kidri potrebbero essere un'arma interessante. Sono in guerra con chi? Con tutti i nostri nemici, quindi direi in realtà che vanno bene. Quanto mi dai? 6.000. Bene. Bene. E adesso abbiamo la seta. Avendo la seta, il valore dei nostri trattati commerciali schizza alle stelle, perché ce ne sono pochi. E poi anche le spezie dobbiamo avere. Spezie che stanno in Arabia e stanno ad Oriente. Spicy. Let's say spicy. Ok. Ora. Ready for orders. Arcieri. No, arcieri. Allora io direi che te puoi tornare a predicare. Io abbassiamo le tasse. Costruiamo la Silk Road, ripariamo Eastern Village, ok, campi nomadi e tutto. Poi tu vieni qua. Charudat è nostro. E questo chi è? Palaka chi è? Palaka Maurya. Palaka Maurya. Allora, in realtà fai così. Retreat, man, retreat. Ti fai un retreat. We fight for you, my lord. Assedi tu. Let them cower before our might. E ti porti i tiratori. Ti porti i tiratori, lasciamo indietro le cavallerie. Lasciamo indietro le cavallerie. E adesso andiamo a sterminare questi qua. Poverini. Poverini. Non escono in campo aperto. Vabbè. Vabbè. Questo sarà un massacro. Io stasera. Io invece stasera vado di pizza Owen. Cos'è la pizza Owen?
Io vado di Campari col bianco e sto in pole position. Il Pirlo è il Pirlo, ragazzi. Per chi non lo sapesse, il Pirlo è il Campari col bianco. Armature di carry solidificato Tire 3 Uber. Che comunque, come potete ben vedere, i nostri eserciti stanno mutando molto. Adesso con i mercenari, ma con il livello 3 della città, gli arcieri siriani potremmo reclutarli Aur. Potremmo reclutarli Aur. Comunque sono tanti, eh. Tanta fuffetta. No, la nebbia ti prego no, che mi riduce l'efficacia delle frecce. Star deployment. Oddio, pure la mappa col cazzetto c'hanno questi. Allora, attacchiamo da qua. Questa è una delle mappe che in difensiva per le città non fortificate è la migliore, una delle migliori in assoluto da difendere. Capiterà mai che dovremmo difenderci in una città del genere? Vi faccio vedere anche come si può fare. Tornando a noi. Due. Due. Uno. Uno. Cane vite. Qui. Ok. Mi stanno chiamando, scusate. Ok, eccomi. Allora, aspetta un attimo. Fermati qua. Fermatevi qua. Veloci. Schermare. Dove cazzo sono usciti i nostri? Ed è che qui c'è il generale. Vabbè, guardate cosa gli sta arrivando addosso. Controcarica. Dietro voi, rimbambiti, dietro. Libera i cani. Vai avanti e libera i cani. Vabbè, guardate cosa gli sta arrivando addosso. Queste fa male, ste frecce, eh. Le frecce fa male. Fai un tiro lì. Tirare qua. Tirare lì. Poi. Avanzare qua. Ok, bella sta carica. Bella sta carica. Bellissima. Ok, indietreggia. Blocca questo.
Voi su questo. Voi su questo. Voi. Qua. Perfetto. Avanza. The man in the castle. Questi già wow erano. Sono arrivati i cavalli qua. Dai. Perfetto. Perfetto, tirate qua. Tiro concentrato. Tiro concentrato. Cammina. Tirate lì. Avanti. Andate indietro. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perfetto. Venite qui. Fragranza Chanel numero 6 al profumo di sandalati. Che schifo. Carica qua, carica qua, carica qua, carica qua. Beh,
bestia, bestia che sandwich, bestia che sandwich. Bestia che sandwich. Madonna cosa gli sta arrivando nella schiena. Poi basta tirare. Facciamogli tirare dalla schiena. Vai dietro qua, lascia lavorare questi arcieri. Portiamolo qua con il fantino. Shock cavalry. Fa una carica lì. Veloce, 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 veloce. Veloce, 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 veloce. Tirate qua voi. Tirate qua, tranne te che finite qui. Non tirate dall'altro lato perché sto caricando. Non tirate dall'altro lato perché sto caricando. Madonna che botta. Diamond forte dall'altro lato, vai. Cani, mio signore, cani. Voi chi siete? Avete finito i colpi. Perfetto, vai dentro qua. Tu pensa a far fuori tutti questi che fu. Madonna. Gatling, ragazzi. Smithers, vieni qua, libera i cani, basta tira. Lasciate lavorare un po' anche i cani, si divertono moltissimo, guardate come si divertono, loro corrono, mangiano, disfano. Madonna, i nostri cavalli qua stanno facendo dei disastri. Hanno fatto fuori tutti gli arcieri e hanno fatto un bordello di kill. Questo ci pensano loro. Questi avevano messo anche le pietre difensive, ma pensa te. Facciamo lavorare i cani. Facciamo lavorare i cani. Voi, dentro. Risolvetemi questo problema. Easy. Abbiamo persi 800, ne abbiamo fatti fuori 4006. Molto bene. Molto bene. La cosa importante era non perdere le unità elitarie. Abbiamo mantenuto tutti i nostri tiratori. Abbiamo mantenuto anche i Shipri to Cool. E abbiamo, diciamo, sacrificato i lancieri. Tra l'altro, guardate questo lanciere 220 kg ha fatto. Nessun cane batterà mai maiali incendiari. Su questo sono perfettamente d'accordo con te. Sono perfettamente d'accordo con te. Taradan dan dan dan. Sì, beh, li ho liberati tardi, Li ho liberati molto tardi, i cani. Ragazzi, io vi devo chiedere gentilmente un 3 minuti, 4 minuti, perché devo fare una telefonata importantissima e sono subito da voi. Dennis, ti lascio la chat.
Arrivo subito, ragazzuoli. Ok, sono tornato, ragazzacci. Sono tornato. Ho anche acceso il forno per fare la pizza. Stasera mi mangio la pizza. Decisive Victory a Tarso. E io ti saccheggio. E io ti saccheggio male. Malissimo, oserei dire. Palaca Mauria. E abbiamo distrutto la Cilicia. Ora, anche qua mancherebbe giusto Samosata. Il Kanat cosa mi dà? Il Growth, Sanitation. Il Grain Pits mi abbassa di 8 il Banditry, che direi che è ottima come cosa. Perfetto. Tarso non ha risorse. Tapsakos nemmeno. Quindi direi che la Siria potrebbe diventare una provincia produttiva. Cosa mi dà il Kanat, scusami? 5 unit replenishment. Che non sarebbe male. Non sarebbe per nulla male. Nel senso che a noi il replenishment fa comodo. Anche se... Fammi vedere un po' la fertilità di queste terre. Industrial potential. Or the lack natural resources may struggle to support armies in area. In realtà però... Average fertility. Low fertility. Non ci conviene fare le coltivazioni qua. Tapsakos. High fertility. Infatti a Tapsakos, dove le stiamo costruendo, c'è la fertilità alta. Quindi in realtà no, non ci conviene fare qui sta roba qua. Fare qui sta roba qua. Che roba brutta che ho detto. Allora niente, butta giù lì il cavallificio. E possiamo farci
investire 10.000 per il Major Field, che ci dà un 20 di ordine pubblico. Ciao Pollo. 20 di ordine pubblico. Pure un livello 3. Facciamo la cittadina di livello 3. E Tarso, anch'essa la facciamo diventare una trade town. Questi 5.000 li dobbiamo investire assolutamente in cose che ci danno soldi, tipo il Glass Trader, che ci dà 375 di guadagni dal commercio. Assolutamente. Questi 800 li teniamo per sopperire alla mancanza di fondi dovuti dall'inverno. Tu puoi andare avanti. Tu potresti andare ad attaccare. Scusami una cosa, ma tu vai qua a vedere cos'hanno. Sadra Carta, 18 unità difensive, hanno 1007 unità di opliti. Minchia, che palle gli opliti. 4 arce, ma hanno delle guarnigioni fortissime. Tu non ce la farai mai a prendere questa. Quindi in realtà noi dovremmo fare un lavoro del genere. Come serve? Dico io. Ines. Tu avanza. Madonna, quanto sono inadatte queste armate per affrontare i Batriani, non ne avete idea. Orea, Prada, qui stiamo facendo lo slave trader. Qui avremmo bisogno di un edificio per l'ordine pubblico. Avremmo bisogno di un edificio per l'ordine pubblico. Riusciamo ad alzare le tasse in Siria, a riattivarle più che altro? Avremmo a meno uno. Allora no, facciamo prima, riportiamoci in attivo. 6 più 7, poi dopo lo facciamo. Susia, Artacoana. Artacoana, anche questo è un bel problema. Allora, Prada, tu stai predicando? No. Meno 5 anche qua. È l'inverno, Memino. Percula Maura, Lion of Ceres. L'H Maura è questo. Ma io ti direi dammi livello 3 del reclutamento dei mercenari. Meno 12 di upkeep per i mercenari. Questo non ce l'ha, le mercenary connection. No. E allora li ridiamo a lui, i mercenari. Affan bagno, vai dentro qua. Rimbambito. Pigliati i mercenari. Caspita se cambia. Da 500 a 2000. Diamo gli sconti. Sì, 10.000 sono tanti, ma 20 di ordine pubblico non è male, vero? Verissimo. Dun 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 dun. Allora, vediamo un po'. Io direi andiamo avanti fino alle 19, ragazzi. Giochiamo ancora una mezz'oretta, poi stacchiamo. Ci diamo appuntamento alle 21 su Twitch per le Clan Battle. Thunder. Tanto vi ricordo che domenica alle 16 più o meno ci sarà la partita di Hearts of Iron 4 organizzata dalla Legge Italica sulla mod CFU. Partita aperta, quindi se volete iscrivervi, volete giocare assieme a noi, sarà una partita a squadre miste, quindi non preoccupatevi. Un po' di pulizia logistica, dice Dennis. Eh sì,
Guarda, guarda. Oh, i Kidri sono a Merdamon. Possiamo provare a tirare una pace a Pergamo, perché adesso ha due armate vicine, forse è rimasta solo con una città, magari ci paga anche profumatamente per la pace. Intanto vorrei capire perché la Nabatea ha sconfinato nei nostri territori. Questo è un qualcosa che vorrei sapere. Akragas. Sì, esatto, Dennis. Alle 21. On Twitch. Twitch! Inoltre vi ricordo che da lunedì l'appuntamento del tardo pomeriggio delle 17.30, tipo quello che state vedendo adesso, non sarà più trasmesso su YouTube, ma sarà trasmesso solo su Twitch. Su YouTube invece usciamo alle 14.30 e alle 21 in concomitanza con Twitch. Subversion Actor. Qui adesso iniziano a romperci le palle. Dove è andato? Tu dove pensi di andare? Dharma e Greg, no? E Palaka. Palaka chi è? Chania ci ha roddato su su. Suma però non è della linea. Io non voglio dichiarare uno di questi con. No, perché gli ho fatto il favore? Ma vaffanbagno, ho sbagliato tasto. Volevo capire se potevo fare Educate. Un po' Massis. Come Six Bolt. Attenzione, Dennis e le clip. Io direi attacchiamo questa armata. My lord. March. We fight for you, my lord. To battle. At your command. Advance. Due elefanti. Quanto perdiamo? 12%. 22%. Accettabile. È aumentato d'arma. Tu ritorna a Susia. D'arma, sei nei territori della Bactria. Questo non è bene. Questo non è bene. Aumenta il military conscriptor a livello 3, così ti rifulli prima. Poi preso delle skill. No. Ok, vediamo se adesso possiamo reclutare. Oh, eccolo qua. Bene. Questi qui sono forti. Quelli sono spade forti. E anche da quel lato iniziamo ad avere. Qui è tutto nostro. Qui è tutto nostro, allora noi andiamo, iniziamo a vedere
tipo la Colchide, che è ancora in guerra con noi. Ci odia. Il Merdamon invece vuole la pace. Osroene. No. No. Dura Efeso, lì non ce la facciamo a prendere. Allora tu fai una bella cosa. Ti sposti ad Antiochia. Ti sposti ad Antiochia, che qua poi dobbiamo preparare una grande guerra. Tu invece... Tu invece... Recluti. Mi recluti un'unità di Yuri Meshuriki. 80 di armatura hanno, cioè sono fortissimi questi lancieri. Akkadian Elite Infantry. Akkadian Elite Infantry. Tanto è arrivata anche l'altra spia, eh. Coi Battriani cosa dobbiamo fare? Dobbiamo liberare qualche fazione, perché se no non ce la facciamo, soprattutto con l'ordine pubblico. Chi è che si sta avvicinando? Oh cazzo. Oh cazzo. Quello potrebbe essere un problema. E l'Egitto è pericolosissimo. Tanto questi stanno raidando il Pergamo come se non ci fosse un domani. Guardate che bella la ricostruzione dell'altare di Pergamo all'interno della città. Intensamente Manza. Intanto volevo ricordarvi, ragazzi, che se ancora non vi siete iscritti a Twitch, questo è il momento di farlo. In descrizione trovate tutti i link necessari, perché da settimana prossima l'appuntamento delle 17:30 sarà solamente su Twitch. Quindi la campagna di Rome verrà bypassata interamente su Twitch. E Cnosso è lontana. Cnosso per adesso non c'è. È l'Egitto laido. Bella... Sì, sì, i romani sono già in Grecia, eh. Macedonia, e tra poco si faranno la Tracia. Infatti, quello che sto aspettando io per attaccare l'Egitto direttamente è proprio che l'Egitto entri in guerra con Roma. Ribellione Catompilos. Crop Rotation. Oh, la Crop Rotation è una manna dal cielo. Crop Rotation è una manna dal cielo, perché almeno possiamo fare le coltivazioni di livello 3, levarci una volta per tutto, per tutte il problema. Ecco, anche questa è molto utile. Trade Language. Più 4 wealth dal commercio in tutte le regioni, più 4% dai tariff agreement. E visto che noi comunque abbiamo la seta, che è una merce rara, potrebbe farci veramente comodo. Ci arrivi. Ok, l'abbiamo respinto. Tu mettiti a predicare già nelle loro terre. Tu spia, devi andare qua a Nisa. Dovrebbe arrivare anche l'altra spia. Vediamo se con questa riusciamo. Misdirect.
7, 18, proviamoci. Ok, questo l'abbiamo depistato. Molto bene. Qui ci stanno convertendo. È la guerra degli agenti. Stanno facendo guerra con gli agenti. Samratia Maurya, questo è Jabir. Jabir è capofazione, se non mi sbaglio. Esatto, Jabir Maurya, capofazione dei Brahmanis. Quindi direi che in realtà tu potresti essere liquidato, perché ti sposteremo a mantenere l'ordine pubblico dall'altro lato. 1800. Allora, Tarso. A Tarso potremmo andare giù di Animal Breeder. Per il Litobolos, che cosa dobbiamo ricercare noi, scusa? Fammi capire. Craftsman's Quarter. Secondo, allora devi fare questo assolutamente. Devi fare questo assolutamente, però qui mi servono i cavalli. Qui mi servono i cavalli. Un turno e arrivano anche loro. Allora sai cosa ti dico? E posso riattivare la tassazione qua. Riattivo la tassazione. Tanto puntualissimo il nostro Dennis, ragazzi. Che moderatore. Abbiamo i moderatori migliori di YouTube Italia. Via. Anche un tempio potrebbe essere utile. Anche se il tempio volevo farlo ad Antiochia. Sì, il tempio ci sta come il caccio sui maccheroni, eh. Senza ombra di dubbio. Il problema è che lì non posso reclutare cavallerie. E potrebbero servirmi. Adesso vediamo, perché non è cattiva la tua idea. Magari adesso cambiamo la costruzione e ci facciamo il tempio. Perché non è una cattiva idea, anzi. Già controlliamo tre grandi città importantissime dell'Oriente, eh? Perché Seleucheia, Antiochia, Ecatompilos, la Persia, sono città importantissime. E giusto l'Egitto è più ricco delle terre che controlliamo noi. La Siria potrebbe diventarla. Adesso, avendo un porto sul Mediterraneo, commerciale, potremmo anche iniziare a tessere i rapporti con Roma. Ah, Roma. Ma rischio ribellione non tantissimo, perché stiamo costruendo il circo lì. Brahmat Maurya. Ma scusami, ma possiamo educare. Possiamo educare. Che perché Kshemia dovrebbe essere il legittimo erede? Perché il re
era Susuma. A meno che questo quanti anni ha? Vediamo il fratello. Volevo capire, Scemia, che in teoria... ha 14 anni. Quindi tra poco potrà diventare re. Tra poco potrà diventare re. Cioè erede in realtà. Erede legittimo perché Susuma era il re. Allora. Pura non è una priorità adesso. Meno 10. Ma perché abbiamo tutto questo malus di schiavi? Per gli schiavi. Abbiamo un Empire Maintenance altissimo. Veramente, veramente altissimo. Sì, è vero. Hai ragione, Slod. Condivido pienamente. Allora, io direi che tu potresti andare magari qui. No. No, no, assolutamente no. Tu devi andare qua dentro per il refill. Tu invece vai qua. Vai lì. Non riusciamo ad assassinarlo. Questo. Non riusciamo ad assassinarlo. Vai a vedere se... vabbè, cosa c'hanno qua? Madonna, cosa hanno lì? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Tanto qui mi sta alzando l'ordine pubblico ed è positivo. Vediamo se riesco a farti fuori, va. Un arciere, due cavalli, tre minchiette. Il problema è l'arciere. No, stai qua dentro, non perdere nulla. Non perdere nulla, tu piuttosto. Riprovaci. Inderato. E questo ha preso una skill. Aumentiamogli le skill per migliorare la manipulation. Earning base. Ma fai questo. Fai questo. Public order. From site. Ma in realtà nessuno di questi ci serve più. Ok. Cacchio. Cacchio. No, aspetta, cosa dovevo controllare? Meno 2. I Brahmanis, Jabir. Allora, fai una bella cosa. Jabir.
Ti mando a parlare con la tropa Atene. Sì, sono quattro armate fullate, sono terribili. Cioè, se questi ci attaccano in gruppo è un disastro. È veramente un disastro. Abbiamo fatto bene a portare di qua la spia. Almeno adesso gli legniamo un po' le loro armate. Sono un po' preoccupato, ad essere sincero, eh. Hanno lasciato Pergamo. Magari hanno fatto la pace. Perché è molto strano che con due armate non si siano presi Pergamo. È vero che ha le mura. Perché in questa mod Pergamo giustamente ha le mura, nel senso. Questi vengono a sfamarsi nei nostri territori. Perché? Perché mi dovete togliere cibo prezioso? Caledoni. Adesso questi pian piano ritorneranno tutti quanti nelle loro terre. Cosa è successo? Ah, intrigo politico. Suki Maurya, Suki Suki. Food shortage. Pure la piaga. Livello 3 immediatamente qua del cibo. Livello 3 immediatamente del cibo. Togligli le tasse. L'ordine pubblico c'è. 5-1 meno 6. Vieni qua. Devi guardare quel passaggio qui. Non ce l'ha fatta. Ora vediamo se ce la facciamo finalmente a corrompere questo. Ho indirato e basta. Madonna, sono a prova di tutto questi. Sadra carta. Cielo. Per l'amor del cielo. Seta, 425 in più di denaro. Però a noi ci servono, ci serve il cibo. Ok, e qui possiamo fare un tempio in Persia. Che non ce l'abbiamo. Gor, produciamo qualcosa innanzitutto. Sì, il vino. Niente tempio. Vai a fare il vino. Ok. Animali esotici ci tolgono il cibo, non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare. Tu. No, vai bene così. Tu piuttosto.
Prenditi il livello 3 così paghiamo meno. E ti pigli anche il livello 3 di agriculturalist, che abbiamo poco cibo. Non c'è qualcuno che mi dà cibo tra questi? Decrease slave population 29.1. Qui quanto abbiamo? 34. Possiamo fare un tempio. Allora, quello che mi dà più public order qual è? Sarà il primo? Sì. Hindu shrine. Altare indù. E qui in realtà adesso dobbiamo vedere una cosa. Allora, dura. Politicamente dura. Come stai alleata tu? Non hai alleati. Facciamo un po' di bunga bunga qui. Facciamo un po' di bunga bunga. Tu qui che cosa puoi reclutare? Non ancora gli arcieri perché manca un turno a livello 3. Bene. Sì, hanno rifatto anche tutte le foto delle skin dei generali, hai ragione. Allora, Charudat, che è nostro erede, Rahi Maurya. Allora, Rahi Maurya, io direi che a Rahi Maurya potremmo dargli più due public order e questo qui adesso a Seleucheia me la alza di brutto. Me la alza di brutto. Potrei quasi mandarti qua. Così ti sposto di là. Oppure vieni qui e tu ti sposti di là. Così sali qua. Perfetto. Charudat Maurya. Ho il mercenary connect. Anche di livello. Perfetto ragazzi, io direi sono le 19, per oggi possiamo fermarci qui, ci diamo appuntamento questa sera su Twitch alle 21:30 per le Clan War di War Thunder insieme al Clan Legge Italica, mentre invece su YouTube ci rivediamo domani alle 14:30 per continuare la serie con i nostri antenati medievali. Life is Feudal Forest Village, il nostro insediamento isolano di Cook Island domani insieme ai ciccioli. Ragazzi, buon appetito, a dopo, ciao!